Juventus, scusami Umberto, se devi poter... Ma se dei poteri forti fa parte, vabbè, la Juventus, d'accordo, la Juventus, se dei poteri forti fa parte la Juventus, quel maledetti era anche per la Juventus, no? È un maledetti rivolto al sistema di coloro che rubano i sogni, è un maledetti lanciato a chi uccide i sogni della gente. E cioè, secondo te hanno ucciso i sogni della gente? Sì, te lo spiego perché. Spiegami, spiegami, sono qui, spiegami, dai. Come te lo, come provai a dirlo nel caso di Zaza di 2 anni or sono, dove tu mi hai perculato di nuovo. Ma non allora, mi ricordo che cosa è. No, cosa... Ma è uguale, perché io dissi che Zaza doveva prendere 3 turni di squalifica e non uno. Zaza giocò quella partita perché una giornata di squalifica. Io dissi campionato falsato e tu mi ma come si fa a dire campionato falsato adesso? Il campionato è falsato nel momento in cui non vengono rispettate le regole del gioco, che sono univoche per tutti. E quali sarebbero, scusa? E allora il Napoli può perdere, perché il Napoli nella sua storia non ce l'ha un degna vincente. Il Napoli con la Juventus, vabbè, non può competere. Ma dimmi perché è falsato storia. Come fai a dire che è falsato per una ammonizione non data al 57esimo mentre il Napoli ha perso 3-0 il giorno dopo? Spiegami come è la conseguenza naturale. Ma allora siete deboli mentalmente, siete deboli mentalmente. Ovviamente non siamo la Juventus, mica, sai. Noi una volta che arriviamo pretendiamo che tutti quanti giochiamo con le stesse regole. Ma non è e vero, ma Pacelli nel test viene espulso per un intervento analogo. E quello peggio di piani. Ma che c'entrano arbitri diversi, arbitri diversi, arbitri diversi, un'altra fake news diffusa ieri. Erano arbitri di, ma che bar, sono arbitri diversi. Sono due arbitri diversi. Ho capito, ma che vuol dire? Veramente uno, non ce n'è uno per la Juve e uno per gli altri. Caro Umberto, lo sai quello che mi fa impazzire a me? Hanno spiegato che non esistono due regolamenti, uno per la Juve e uno per gli altri. Umberto, sai che mi fa impazzire a me? Io capisco la passione, e anzi, da un certo punto di vista la ammiro. Ho capito che Napoli è una città uscita sabato sera, la gente sabato sera festeggiava, convinta che era arrivato il momento del sorpasso. Ma è colpa vostra, dopo aver dominato a Torino con la Juventus, e allora, potevate vincere lo stesso. Sera abbiamo avuto la percezione, tutti i bambini, io ho un figlio di 15 anni al quale devo convincerlo che l'anno prossimo il Napoli se lo può vedere, perché lui non vuole più vedere il calcio. Vabbè, ma la colpa è tua, che gli metti in testa queste puttanate sui ladri e sul furto. La colpa è tua, la colpa è tua, che gli metti in testa questa roba. Tu che sei cieco, la gente c'ha gli occhi, bello. Ma la gente, quelli, voi ci avete il prosciutto davanti agli occhi, è diverso. Io ho gli occhi, voi ci avete il prosciutto davanti agli occhi. Il prosciutto bianco, il prosciutto azzurro. Ma che c'entra Confindustria che mi paga? Ma perché devi, mettere in campo Confindustria? Ma difendo che cosa? Ma parla dei fatti, parla dei fatti, parla dei fatti. Ma quali sono i fatti? Che hai perso 3-0, hai perso 3-0. Poteva essere usato, imbecille. Ma non è vero, falso, falso. Ha preso il giocatore tuo. Falso, falso. Scusate, è falso. Ha contato la storia. Tirassero fuori gli audio. Tirate ma fuori di che? Gli audio. Ma di cosa? Il colloquio tra Valeri e Ostato. E vediamo chi ha chiamato il VAR. Scusatemi. Ma il VAR poteva essere usato. Ma che dici? Ma è falso. Ma l'ha detto benissimo anche Cesare ieri sera. Scusate un attimo. Scusate un attimo. No, scusate. Mi intrometto nella vostra conversazione. Perché mi scrive un autorevole avvocato, che è l'avvocato Trucco, il quale dice: campionato super falsato. Questo gran signore di Napoli. Ha chiamato un tifoso della Juve che era nauseato. Ma lo capisci anche i juventini seri. Dici, quello era uno che ha chiamato, ma che dopodiché dici? Io chiederei dovevi pensare a vincere contro la Fiorentina, invece hai perso 3-0, hai capito o no? Dopo 2 anni, dopo 30 trasferte abbiamo perso. E allora? Però stava perdendo anche la Juve. E ma che c'entra? Ma perdeva 2-1 fino a 5 minuti. Ma che partita hai visto? Cosa hai visto? Lo capisci? Hanno giocato in 10. E potevano giocare a parità numerica. No, potevano giocare in 9 contro 11. Ma che ne sai quello che succedeva? Ma che ne sai quello che sarebbe successo? Tu sei convinto che quelle da cacciare fuori? Sì. E allora è forzato. Ma non è vero. Vero, perché c'era pure ragionando così c'era un rigore pure. Vabbè, due rigori per la Juve stavano. Non è così, ma non ho messo un cazzo. Ho detto semplicemente che era ammonizione, basta. Non ho detto che era falsata. Non mi ragazzate. E le 4 partite del Napoli consecutive, ve le ricordate? Se le ricorda il signore, 4 partite consecutive rubate dal Napoli con 4 episodi. Beh, ma non possiamo, scusatemi, però tutte e due per una trasmissione deliziosa, io tutte le sere quando sono in me la guardo
con la radio la guardo, la sento al massimo. Però il calcio non è materia tua. Pensa alle ma non dire puttanate, ma quello anche, no. Io mi occupo di calcio da un sacco di anni, non dire puttanate, non ti dare patente, non ti dare patente, ma non mi interessa a me il timbro. Io non ti considero nemmeno un tifoso del Napoli, per me sei Umberto Chiariello. La differenza è questa. Tu sei Umberto Chiariello, purtroppo hai no. Non è falsata. Ho detto che c'è un errore, punto. Non è falsata la partita. Devi capire le due cose. Come potrebbe essere grave il rigore non dato a Higuaín? Dimmi una cosa. Il fallo di all'inizio poi con la spugna ma quello è un errore, ma sì, ma cosa vuol dire? Ma non è la stessa cosa, quello è un fallo di rigore a pochi minuti dalla fine, non dire cazzate. Senti Umberto, amico mio, avete perso il giorno dopo 3-0, altrimenti eravate ancora in corsa, capito? Ma hai capito che i ragazzi del Napoli sono come esseri umani come noi? E che c'entra? Che guardano la televisione, si emozionano, non giocano contro la Fiorentina, ma che roba? Ma come li consideri dei bambinetti? Come li consideri dei bambinetti? Non vuoi capire, sai qual è il problema? E te lo spiego una volta. Tu dovresti dire che la Juve è mafia, devi ammettere. Me lo fai dire. Dimmi, Umberto, dimmi. Me lo fai dire. Dimmi. Il problema, sai qual è? È che io, che ho giocato anche a pallone, ho anche arbitrato per diporto, so benissimo che è difficile arbitrare e so bene quanto è complicato. Il problema è un altro: gli errori ci stanno. Ma allora? Quando nei momenti terminanti di un campionato hai dei momenti di difficoltà. È sempre la stessa squadra. Ma non è vero. Sono falsità. Falsità. Sempre la stessa. Falsità. Quattro partite. Quattro falsità. Stai dicendo delle falsità. Vincono perché sono più forti. Vincono perché sono più forti. Mettitelo in testa. Ma che dici? Hai impazzito completamente. Io, disonesto intellettualmente. Maledetti i poteri forti. Ma manco sai quali sono i poteri forti. Ma quali sono i poteri forti? Ma che dici? Ma quali sono? Dimmene 1, 2, 3, 4 e numerameli, indicameli. Te li dico tutti. Dimmeli, quali sono? Avanti. Cominciamo a stabilire. Dimmi. Chi finanzia la Federazione Arbitri? Una società vicina alla Juventus. Cazzata, falsità. Falso, ti potrebbero quellerare, ti fanno un culo così. Chiariamo questo punto. La società degli arbitri è sponsorizzata da una società che non ha a che fare con la Juve, ma è una società nella quale la Fiat, gli Agnelli, anzi una società compartecipante della Fiat, fra l'altro, mi sembra, l'Exor, ha delle quote di questa società che sponsorizza gli arbitri, quindi è proprio una lontana. Fake news, falso. Andiamo avanti. Poi altro potere. Scusate. Poi altro potere forte. La Lega Calcio ha una governance. La federazione. Vabbè, ma ragazzi, ma di cosa stai ma cosa c'entra? Ma io ti ho chiesto i poteri forti, non me ne hai detto uno. Qual è sto potere forte accanto alla Juventus contro il Napoli? Dimmene uno. Io sto dicendo solo una cosa. Che oggi come oggi noi tutti assistiamo. Stai dicendo. Che da Muntari in poi sono che palle, avete perso 3-0, avete perso 3-0. Sono più forti, arrenditi. Fai una squadra più forte. Fai una squadra più forte, punto e basta. Fai vittimismo. Sei il solito piagnisteo. Mio figlio non vuole più guardare il calcio. Mio figlio non vuole più guardare il calcio. Ma che roba è? La colpa è tua. Certo, ma l'ho detto anche ieri sera a Tipitaga, no? Ma cambiano tante cose, no? Anche se dai rigore prima a Higuaín sul gol annullato a cosa. Ma può esserci, che dici? Può esserci. Senti, Umberto, no, ma non è vero. Umberto, non cambia nessuna partita perché l'Inter vinceva 2-1 all'89esimo. Umberto, però io devi... Scusami, mi scrive, volevo dirvi questo perché mi sta scrivendo un importante dirigente di banca. Francesco, diciamo, perché sennò... Vabbè, dai, allora. E mi scrive: per favore, non parlate così di calcio. Questo è Bar Sport. La maggioranza silenziosa parla di polo, golf e partite a tennis. Andasse a fare in culo questo. Scrive Francesco. Ma non ci potete togliere anche ma la io non te lo voglio togliere, vita. Umberto. Solo che stai dicendo delle tali puttanate. No, poteri forti, eccetera. Hanno circondato la. Allora, c'è la polizia davanti alla casa dell'arbitro di Orsato. La polizia. Io non ho nulla contro. Anche per colpa vostra, anche per colpa di questo clima che state creando. A me dispiace che un altro. No, a me dispiace
che un arbitro del suo livello, che ha fatto una carriera fino all'anno scorso. E allora ti dispiace che cosa? Che si sia venduto? Dilla che si è venduto. Dillo che si è venduto. Non ho mai una frase del genere. Non e allora perché ha sbagliato secondo te? Perché ha sbagliato? Dimmi. Ha fatto la fine di Ceccarini. Sarà ricordato. Ma per quale Ceccarini? Ma non dire stronzate. Si è rovinato una carriera. Siete completamente pazzi. Ha voluto fare Jimmy il fenomeno. Ha voluto fare. Cioè, secondo te la Juve è mafia? Dimmi la verità, la Juve è un sistema mafioso? Dimmi la mafiosi verità. Siamo. Io non cado in queste trappole. Ma non, tu, ho detto io poteri forti e non mai detto manco uno, me lo metto manco un potere forte. Sono quelli che ti consentono di esercitare pressione. L'hai mai letto il libro del sul Manchester United? Anzi, il il famoso United. Il libro sulla vita di Brian, non è il Manchester City. Sì. Stiamo parlando del Manchester. Ma che c'entra? Ma che c'entra? A tuo figlio che non vuole più guardare il calcio, dovresti dire: caro, ho sbagliato. Ho sbagliato fino adesso a dirti queste cose. Dicendo gli abbonamenti. Ma sono cazzi vostri, siete pazzi. Televisione a dire va bene, ma che sarà mai un esempio. Ma siete pazzi. Ha ragione Mauro, ha ragione Massimo. Mauro, siete pazzi allora, vedi, la gente come te e come Mauro sono la rovina del calcio italiano. Ma tu sei la rovina, tu che la pensano come te sfortunatamente su fatti eclatanti. Umberto, ti saluto, ti abbraccio. Ciao. Sei matto, sempre matto sei. Ma non ho paura, mi c'è più bruciato. Ah, c'ha telefonato. Ops, ma come si fa, raga? Vabbè, volevo farvi vedere questo video, fare questa reaction con voi. Vi saluto e... Le puntate che si sentono in giro sono allucinanti. L'altra sera Anzi, poi se trovo il video di Oriemma faremo una reaction anche su Oriemma. Che è una cosa assurda con le cose che ha detto. Più o meno le stesse cose che ha detto questo qua, Mamma, il Napoli ha preso lo scudetto perché la Juve ha vinto con l'Inter. Ma che cazzo di ragionamento è? Che non doveva vincere la Juve, ma perde per forza. Perché la Juve gioca sempre prima del Napoli, l'altra scusa. Mamma, c'è cremano ragazzo, sono professionisti questi. Ma che giocano da ieri, che sono bambini, che se giocano prima si risentono. Quell'altro l'ha perso in albergo, ma andare bene tutti a fanculo, questi sono tutti da denunciare, secondo me. Ragazzi, detto questo, io vi saluto, vi rimando, ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi sempre ai miei social che vedete sopra, iscrivetevi al canale, sempre solo Forza Juve, ci vediamo per la festa Scudetto, forza. Ciao.